Ragazzoli miei, buongiorno. Iniziamo anche oggi questa nuova giornata. Ho il nuovo pannello sul nostro zaino. Sembra con questo nuovo pannello come se avessi iniziato ora il viaggio. E niente, abbiamo iniziato male perché non c'è sole, ci sono un po' di nuvole. E a parte questo, continua ad esserci un bel po' di vento. Speriamo il tempo si aggiusti un po', così possiamo caricare la roba. È straordinario come ogni volta che prendo qualcosa di nuovo non lo posso utilizzare. Vabbè, riprendiamo il nostro cammino e vediamo anche oggi che ne viene fuori. Andiamo. È arrivato il momento di salutare il nostro vecchio pannello e raga, lo posizioniamo qua. Aspetta, lo mettiamo così, in questo modo, così se a qualcuno serve lo può vedere e se lo piglia. Ciao piccolino, hai fatto un buon lavoro. Mi mancherà. Ma va, ha voluto la bicicletta, mo brava. Ho raggiunto questa zona dove ci sono delle vecchie strutture che adesso visitiamo. Qui c'è un piccolo centro abitato, devo capire come arrivarci, se è possibile farlo da qui. E lì si vede il percorso che dovrò fare ora. Raga, non mi sembra molto semplice. Mi sa che dovrò salire e scendere molte volte. Mannaggia. Da quel che ho capito, questi resti fanno parte di una vecchissima miniera e niente, praticamente ci sono, vabbè, un po' di casette sicuramente per lavorare poi i minerali, e qui giù c'è il restante poi di tutta la miniera. Guardate qua, mamma mia. Ok, forse questa potrebbe essere una discesa. Non è il massimo, ecco qua, apposta. Oh, mami. Sono caduto. Avendo il peso, no, dello zaino, quando appoggio il piede sulla breccia, spinge molto di più e volo via come un uccellino. Ho approfittato del piccolo centro abitato per rifornirmi un po', ho preso un po' d'acqua, qualcosa da mangiare, anche perché non conoscendo il percorso che dovrò fare ora, non so ancora quanti chilometri riuscirò a percorrere. Ne ho percorsi per ora davvero pochi, siamo più o meno a 12 chilometri e spero ovviamente di riuscirne a percorrere almeno 20, anche perché tra 8, 9, 10 chilometri dovrebbe esserci un altro piccolissimo centro abitato. Vediamo se riusciamo a raggiungerlo e poi decidiamo cosa fare. Già, mi sa che mi toccherà salire un po'. Allora, dove vado? Praticamente devo finire sulla stradina quella superiore, quindi questa mi sa che porta giù. Vediamo se andando di qua mi fa girare tutto e mi fa passare di là. E poi mamma, guarda là che spettacolo, guarda la strada che devo fare. È abbastanza semplice il percorso, pensavo molto molto peggio. Ho raggiunto anche una bella spiaggia. Da quel che ho capito questa zona è abbastanza pericolosa per via
delle correnti. E infatti guardate qua il mare quanto è mosso. Ok, ora le cose cambiano. Lì in fondo vedo delle persone, quindi sì, ora sì, bisogna salire. Sembra un percorso felice. Alla faccia con i pellegrini. Ammazza. Ancora. Raga. Hola. È bellissima sta cosa, sembrano un sacco di formichine che ritornano nella loro tana. Che carini. Oh, che roba, mamma mia. Noi dobbiamo continuare da qua. Ora la situazione si fa davvero interessante. Porca miseria, che percorso! Cioè, guardate qua! Guardate lì in fondo. Adesso dobbiamo scendere, arrivare sulla spiaggia e poi dobbiamo risalire e camminare fin dietro a quella montagna dove dovrebbe esserci il piccolo centro abitato. Ah, voglio provare a raggiungerlo e poi cerchiamo di capire cosa fare. Adesso devo capire da dove scendere da qua, perché non mi sembra molto molto buona sta cosa. Ah, vediamo un po'. Questo percorso così mi ricorda molto i percorsi che abbiamo fatto a Tenerife. Ho raggiunto la spiaggia e ho notato una cosa molto particolare riguardo questo posto, che praticamente può essere raggiunto soltanto o in barca o a piedi. Non ci sono strade percorribili con i mezzi e ci sono anche dei piccoli bar, quindi vuol dire che la roba appunto gli arriva sicuramente nella maggior parte dei casi via mare. Carino. Anyway, ci sono anche delle tende. Ammazzo, una postazione caratteristica. Praticamente c'è questa fonte e raga, credo che l'acqua sia anche potabile. Guardate quanto è caratteristica, c'è sta faccia qua. Questo dovrebbe essere il castello di San Pedro. È bello grande. Ma che posto è? Io credo che qui si siano posizionate delle persone che ormai ci vivono e stanno utilizzando anche le vecchie costruzioni per viverci all'interno. Infatti nel castello vedo dei pannelli solari e praticamente c'è una stanza del castello che è occupata da una persona. C'è la connessione, prende benissimo qua. Ci sono due fonti, una qui e una lì in fondo alla spiaggia. Comunque sia, ci sono anche due bar. È un posto molto particolare, non mi è mai capitato di trovare qualcosa del genere lungo il cammino, appunto perché qui non puoi raggiungere il tutto con dei mezzi, devi fartela a piedi. Tanta roba.
mi tengo alle corde qua. Mamma mia, guardatela, ha preso un abusetto. Ammazza. Dal musino e dagli occhietti dolci che aveva non sembrava velenoso, però non è un buon segno, perché se già da ora ci sono i serpenti dovrò stare un po' attento, perché anche se non sono velenosi, se dovessero mordermi non è che è tutta sta gioia. Ci siamo quasi. C'è uno che vende verdura con la macchina. Senti che burdello, senti, sì. Musica, persone che urlano. Che carino. Ok, ora ho visto tutto. Ragazzo, mi piace l'Andalusia. Vediamo un po' se dietro questo masso c'è un buon posto dove sostare, altrimenti risaliamo su e continuiamo a camminare. Ah, qualcuno qui ha lasciato le cose a metà. Pozzone. Ah. Oh, oh. Uè, uè. Hai capito? Sarebbe ottimo dormire anche qui dentro, ma non c'è una buona pendenza in nessun punto. Al posto migliore dove c'è questo piccolo materassino non credo venga a dormire qualcuno, dato che ormai è pieno zeppo di polvere. Però non tocchiamo niente, non si sa mai. E, raga, il posto non è male, non è male. Potrei piazzarmi giù e me ne stare qui bello tranquillo per i fatti miei. Boh. Ok, dai, ho deciso, resto qua, mi piazzo qua con la tenda e domani poi riprendiamo il cammino. Ah, vista mare, piccolo panino giusto per. Perfetto. Buon appetito e panino finito. Ah, ok, mamma mia raga, guarda questo pazzo qua. È quasi arrivata la fine di questa giornata, il sole ormai ci ha salutati. E niente, sono soddisfatto di questa bella tappa che abbiamo fatto. È stata carina, mi sono divertito, ho visto un sacco di cose. E quindi dai, ho buone speranze che il resto dell'Andalusia sia qualcosa di bello da vedere. Se anche questo altro vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Detto questo, il vostro Nazi vi saluta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!